Nuova puntata di Valdichiana Lounge. Dopo avervi portato alla scoperta del vino e dell'olio, oggi vi facciamo conoscere il vitellone di razza chianina. Vi racconteremo qual è il legame con il territorio, con il nostro territorio, la Valdichiana, ma vi faremo anche scoprire quali sono i piatti della tradizione, ma anche dell'innovazione. E poi infine vi porteremo alla scoperta di una manifestazione che si svolgerà sul nostro territorio e che richiama ogni anno tanti allevatori da tutta la Valdichiana che si occupano e trattano il vitellone di razza chianina. Siamo con Frigo Yannick della società agricola Poder Nuovo. Allora, Yannick, parlaci un po' di questi meravigliosi animali che sono dietro alle nostre spalle, il vitellone della razza chianina, le loro caratteristiche, ma anche il legame che ha con il nostro territorio, che è anche un biglietto da visita per promuovere tutta la Valdichiana. Allora, la razza chianina è una razza che, come sappiamo, è a duplice attitudine, che sarebbe da carne e dal lavoro. Ovviamente col tempo la parte lavorativa è scomparsa, è rimasta soltanto il lato da carne. È una razza che ha rischiato di sparire fino a un po' di anni fa, ma fortunatamente i nostri predecessori hanno fatto un lavoro di recupero e un po' di selezione genetica. Quindi adesso ci ritroviamo questo animale che è un po' strano per essere un animale da carne, perché a differenza dei suoi compagni di altre razze come può essere Charolais o Limousin, è un animale che si sviluppa molto in altezza e non viene poi così largo, non è così esplosivo, è un animale piuttosto tardivo, non è pronto prima dei 18-19 mesi da macellazione. Questi animali alle nostre spalle quanto tempo hanno? Allora, questi animali qui alle nostre spalle sono manze da riproduzione, sono il gruppo di vacche più giovani, quindi hanno un'età che varia dai 3 ai 5 anni, con il toro che ne ha 4 nel mezzo. Questa società conta 150 capi, come li allevate, come li trattate? Allora, abbiamo un allevamento che è alla linea vacca vitello, cioè abbiamo sia la parte riproduttiva, nelle quali le vacche per l'appunto vengono lasciate con il toro e partoriscono i vitellini, che poi cresciamo e ingrassiamo noi e vendiamo ai nostri fornitori, insomma. Abbiamo già un po' trattato in grande misura quali sono le caratteristiche di questa razza. Andiamo a parlare un po' più in particolare. Che cos'è che differenzia la chianina da altre razze che possiamo trovare comunque in Italia? Allora, è una razza particolare, è una razza che ha una storia alle spalle, ha anche delle parenti, come sappiamo, alle altre quattro razze che fanno parte delle 5R, e ovviamente è conosciuto come il bovino più grande del mondo, questo lo sappiamo, è il più alto esistente. E rispetto alle altre razze ha un altro tipo di carne, si può dire, ci sono anche studi, mi pare di aver visto, che riportano che è una carne più buona, più sana, con meno colesterolo, e più che altro ciò che la differenzia, specialmente per quanto riguarda il circuito IGP, è la regolarizzazione di questi capi, cioè seguendo questo disciplinare dobbiamo sottostare a delle regole precise, determinati tipi di alimentazione, non possiamo dare determinati tipi di alimenti, dobbiamo allevarli in una certa maniera, dobbiamo garantire tutta la discendenza di ogni singolo animale, dobbiamo sapere chi era la madre, il padre, i nonni e così via. Allora, il vitello di razza chianina, oltre ad avere tutte queste accortezze, è anche una carne apprezzata nel mondo, la più invidiata da tutti i buongustai europei, americani. Quali sono i paesi dove viene esportata la razza chianina? Allora, si parla di Russia, si parla anche di Germania e iniziano a interessarsi anche addirittura dal Giappone, quindi comunque sia da tutte le parti è una carne che è molto richiesta. E ce la invidiano. Sì, e ce la invidiano.
come vivono e come vengono allevate i vitelli di razza chianina, ci troviamo qua con lo storico macellaio di Acquaviva, Giuliano Gonnelli. Sì. Possiamo dire storico, ma meglio dire macellaio da una vita, quasi, giusto? Quasi. Perché lei fin da piccolino ha iniziato questa professione. Io 51 anni fa lavoravo in questo negozio. Avevo 14 anni e venni al lavoro come apprendista in questo negozio. Quindi chi meglio di lei ci può spiegare le caratteristiche della carne chianina? Le caratteristiche della carne chianina è che il vitello è parecchio più magro di quelle altre carni. Essendo più magro ha un contenuto di colesterolo parecchio più basso. Allora è più indicata per le diete, Tipo di dieta, sia mediterranea che quell'altra. È una carne che il chianino viene esportato in tutto il mondo, perché dalla Cina all'America l'hanno copiato tutti, hanno portato via i vitelli, le mamme, le vacche, va bene, ci hanno copiato tutti, insomma, sicché la carne chianina ha la sua storia. Si vede che piace, quella originale piace. Sì, sì. Allora, quanti e quali tagli esistono della carne chianina? I tagli sono bollito, bistecche, spezzatino e le fettine. In Toscana, nell'Italia centrale, si dicono le fettine, da qualche altra parte dicono le brociole, ma noi siamo toscani, si dice le fettine. Le fettine. E qual è il taglio più richiesto dai suoi clienti o comunque anche in generale? Il taglio più richiesto sono le bistecche e le fettine. Le bistecche in particolare, insomma, in particolar modo, che la bistecca è uno dei tagli più richiesti. Parliamo della fiorentina. La fiorentina è un taglio. Come deve essere questa fiorentina per essere una fiorentina ad hoc? La grandezza. La fiorentina dipende da quanto è grosso il vitello. Non è che c'è un peso preciso, la fiorentina deve essere un chilo, un chilo e due, un chilo e mezzo. La fiorentina deve stare, quando si mette a cuocere, deve stare in piedi da sola. E quanto deve cuocere? Ora, al di là che uno la vuole più al sangue, una che la vuole più cotta, ma quanto deve essere cotta? Quanto è il tempo? Allora, c'è un altro particolare, che quando lei cuoce una fiorentina di un certo spessore, la deve togliere dal frigo un paio di ore prima, perché più la trova a temperatura ambiente e più rimane morbida la carne, perché dal freddo al caldo tende a irrigidirsi e poi comincia a far l'acqua e diventa dura, perché rimane il muscolo e basta, e la carne diventa dura. Sicché più la trova a temperatura ambiente meglio è. Poi dipende un po' dalla persona, se gli piace più cotta, se gli piace più al sangue, dipende dalla brace che c'è sotto, quanto è forte, quanto è viva. Se c'è una bella brace, quando è stata 4-5 minuti per parte, è già sufficiente. E mi raccomando, il sale alla fine, dopo levata dal fuoco, perché il sale toglie l'acqua da tutte le parti muscolose. Okay. Allora, questo è un ottimo consiglio per cucinare la fiorentina, ma ci sono altri consigli che ci può dare per fare altri piatti, per preparare la carne? È buonissimo anche, a me piace parecchio anche il carpaccio, per esempio, va bene? La carne cruda condita nel piatto, io la condisco proprio al momento, non è che me la condisco 2 ore prima e poi dopo la mangio quando poi... Perché poi si cuoce, infatti con l'aceto o con l'olio che lei ci mette viene cotta. A me piace condirla nel piatto perché mi piace sentire il sapore della carne. Giustamente. Poi c'è la tartara tagliata a coltello, anche quella è un'altra specialità che la carne chianina offre, insomma, diciamo, ecco, rispetto a queste altre carni. Tornando un po' in auge, vengono richiesti maggiormente anche i piatti fatti con le parti povere del vitello, come la lingua, la coda, e stamattina appunto per l'occasione abbiamo qua una lingua di vitello. Chianino, perché il chianino, la lingua del vitello chianino deve essere nera, perché se non è nera vuol dire che non è chianino,
quell'altra razza hanno tutti una lingua, diciamo, bianca qua davanti, mm-hmm. va bene? Invece il chianino deve avere la lingua nera. La lingua è una parte povera del vitello che si può cucinare in salmì, con la salsa verde nostra, tipica toscana, quella fatta con prezzemolo, aglio. E a me piace tantissimo, però sai... E invece la coda? E poi la coda ci è rimasto solo questo pezzetto. La coda viene, anche questa è una parte, viene bollita, ci viene fatto il bollito e dopo viene mangiata così. Oppure alla vaccinara, però la vaccinara è un piatto tipico romano. E altre parti povere, il quinto quarto? Sì, del quinto quarto c'è il polmone, anche quello viene fatto in umido, buonissimo, il fegato. Questo fa parte tutto del quinto quarto, le parti povere del vitello. Allora Giuliano, a questo punto, dopo questa accurata spiegazione, non ci resta che fare una dimostrazione pratica di un taglio di e della fiorentina. Bene, ora procediamo. Adesso ti faccio vedere come si fa. Eccoci, questa è una bellissima lombata, di qua è nel filetto, da quest'altra parte è nella costola. Io te la taglio qui nel filetto, macellaio d'altronde ruota il coltello. E poi te l'ho detto, l'importante della fiorentina è che il taglio non deve essere, il peso non è specifico, proprio il peso, è il taglio che deve rimanere in piedi quando te la metti okay. a cuocere. Si chiede una fiorentina. Questo è fondamentale. Esatto, una fiorentina di solito, ecco, questo è il taglio all'incirca della fiorentina. E questo, tac. Questa è una bella bistecca fiorentina. Allora Giuliano, grazie per queste importanti informazioni che ci ha regalato, ma ogni macellaio che si rispetti ci deve lasciare con una chicca. Come diceva Cencherini, viva la ciccia! E poi lui gli dà un bel bacio alla bistecca. E viva la ciccia! Io non la bacio, la mangio. Tappa del nostro viaggio alla scoperta del vitellone di razza chianina. Dopo aver visto come vengono allevati questi splendidi vitelli e come vengono trattati e ovviamente come arrivano sulle nostre tavole, siamo qua con due componenti dell'associazione Treberte, l'associazione che da 36 anni a questa parte organizza la fiera dell'agricoltura di Montepulciano. Siamo con Emanuele, il presidente dell'associazione, e con Nicola, socio onorario. Allora Emanuele, l'associazione Treberte organizza la fiera dell'agricoltura. Oltre a questo, quali sono le altre attività che svolge l'associazione? Dunque, oltre a organizzare anche questa fiera con le esposizioni di trattori, di macchine agricole e roba del genere, facciamo già la nona anno che esponiamo vitelloni di razza chianina, come già avevi detto anche te. E più abbiamo il campo sportivo in gestione, che fanno le partite di pallone, ci giocano. E oltre a questo qui abbiamo anche in convenzione una vecchia scuola, una ex scuola materna in cui c'è la nostra sede, e in più ci viene il dottore della mutua che fa le visite qui in questo piccolo paese. E inoltre l'associazione ha in gestione anche la casetta, la cosiddetta casetta in cui sono l'oasi naturalistica della provincia, e ce l'abbiamo noi come gestione. Nicola, questa fiera è cresciuta negli anni, oltre all'esposizione di macchine agricole sono 9 anni che c'è questa mostra di vitelloni, una fiera che sta diventando sempre di più il punto di riferimento della Val di Chiana e non solo. Sì,
E non solo sta diventando un bel punto di riferimento, è anche l'unica mostra mercato del vitellone da carne, perché le restanti mostre che vengono fatte in tutta quanta la provincia sono riguardanti il vitellone da vita, ovvero quelli iscritti al libro genealogico che daranno origine ai figli e ai vitelli che andranno al macello. Noi è una mostra riguardante vitelloni da carne che va diretti al macello, che andranno al macello. Sono già tutti venduti quelli che sono qua. E faremo una valutazione con dei valutatori, appunto, per decidere il migliore e dare il premio che si spetta. Quanti saranno i capi che si potranno ammirare? Quest'anno saranno all'incirca una cinquantina. L'anno scorso uguale, siamo sempre girati intorno al numero di 50-60 capi. Ovviamente in questa festa si può anche degustare la carne chianina. Certo, ci sono piatti a base di carne chianina, anche di cinta senese, tagliata, cose del genere. Abbiamo deciso di fare questa mostra, c'era anche in passato, io ancora sicuramente non ero nato perché ho 28 anni, la fiera ce l'ha 36. Il miglior modo per fare pubblicità a questa razza è la vetrina. E per questo cosa è meglio di fare una vetrina naturale all'aria aperta? Emanuele, lui ha detto sono 9 anni che si occupa dell'organizzazione, tu qualche anno in più. Vogliamo ricordare come era originariamente questa festa? Originariamente era molto più piccola, si basava soltanto sul campo sportivo e c'era solo un piccolo punto di ristoro che facevamo con panini, niente di più. Quindi poi noi negli anni siamo riusciti a ingrandirla, a evolverla e fino ad arrivare fino a dove siamo arrivati ora. Quindi veder crescere una manifestazione è motivo d'orgoglio? Sì, l'orgoglio e soddisfazione da parte di tutta la comunità qui del paese, insomma. E allora ragazzi, io vi faccio i miei complimenti perché questa festa veramente è cresciuta tanto negli anni e a questo punto invitiamo tutti a vedere questa bellissima vetrina di vitelli di razza chianina, di macchine agricole e ovviamente di eventi, perché non è solo allevamento e mostra, ma anche tanti eventi. E allora Nicola, appuntamento tutti alle Tre Berte. Sì, vi aspettiamo a cena, a pranzo e venite. E a divertirsi. E a divertirsi.